Ciao a tutti, oggi in questo video cominciamo insomma a realizzare qualcosa di un pochino più grande. Passiamo alla realizzazione del bracciale. Faremo un bracciale a due fili, così sarà un'occasione per vedere anche come funziona una creazione strutturata a due fili, e utilizzeremo sempre la tecnica dello schiaccino, una tecnica preziosa, fondamentale per la realizzazione di bijou. Il materiale di cui abbiamo bisogno per la realizzazione del nostro bracciale sono le perline di vetro mix che troviamo sempre nell'occorrente del kit, le perline di vetro PIP color silver, come minuteria gli schiaccini, i coprischiaccini, la chiusura baionetta a due fili del cavetto d'acciaio e come unico attrezzo la pinza piatta con tronchesino. Allora, prima di passare all'esecuzione del bracciale, voglio parlarvi un po' degli schiaccini, che sono proprio i protagonisti di questo video. Gli schiaccini sono questi piccoli tubicini, non so se... questi sono essenziali per la realizzazione insomma di bijou, soprattutto collane e bracciali, e sono dei piccoli tubicini all'interno dei quali passerà il cavetto d'acciaio e quindi hanno l'obiettivo di bloccare le perline, poi vi farò vedere come, e quindi vi aiuteranno ad eseguire la chiusura dei vostri lavori, perché sì, schiacciandoli questi si bloccano, si schiacciano con le pinze e quindi si impedisce alle perline di fuoriuscire dal filo. In questo caso stiamo utilizzando degli schiaccini da 2 mm idonei al cavetto d'acciaio con cui stiamo lavorando, che è di circa 0,35 mm. Di schiaccini ce ne sono davvero tante tipologie, diverse finiture, ma soprattutto diverse misure. Si può partire da misure da 1,5 mm fino ad esempio a 2,5 mm o anche più. Tutto, la scelta dipende tutto dalla pesantezza, diciamo, del lavoro che andiamo a fare, oppure anche, ma soprattutto dallo spessore di filo che si utilizza, perché dovete sempre considerare che il filo all'interno degli schiaccini deve passare due volte. Ma poi insomma non vi preoccupate, perché con il tempo, con l'esperienza, l'esercizio, vi risulterà naturale scegliere il giusto schiaccino in base al filo e agli altri componenti. Intanto, se questo argomento vi può interessare, vi consiglio di consultare un nostro video wiki dedicato al mondo degli schiaccini e copri schiaccini. Allora, iniziamo tagliando due pezzi di cavetto d'acciaio. Allora, il bracciale che io ho realizzato ha una lunghezza, diciamo, di circa 18 cm, che è una lunghezza standard per un polso. Naturalmente, prima di tagliare il filo del filo, misurate il vostro polso, e poi, importantissimo per la tecnica dello schiaccino, dovete considerare almeno 8, o anche se volete stare più comodo, 10 cm in più rispetto alla lunghezza. Dovete avere questa parte in più di filo, altrimenti non avrete lo spazio sufficiente per bloccare lo schiaccino. Quindi a questo punto tagliamo due pezzi di filo di circa 26, insomma 28 cm. Ok, una volta tagliato il filo, iniziamo prendendo il cavetto d'acciaio, inseriamo lo schiaccino, inseriamo una perlina, potete prenderne una piccina che trovate nel mix, passiamo all'interno della chiusura, io per comodità l'ho aperta, potete lasciarla anche intera. Inserisco il filo nella solina della chiusura, ripasso all'interno della perlina, passo all'interno dello schiaccino, vedete? E tiro. Ho formato un cappio e tiro. Ok, siamo pronti per bloccare lo schiaccino. Prendiamo la pinza piatta, ci posizioniamo qui e premiamo. Dopodiché possiamo andare a mettere il coprischiaccino, che non è altro che un elemento di rifinitura. Anche questi ne esistono in varie finiture, in
in varie misure perché vanno sempre corredati con gli schiaccini. Nella nostra sezione video wiki poi troverete delle tutti approfondimenti su queste cose, ma intanto io per voi che state iniziando vi dico che per uno schiaccino da, se abbiamo utilizzato uno schiaccino da 2 mm va benissimo un coprischiaccino da 4-5 mm. Posiziono lo schiaccino all'interno e con le pinze piatte comincio a chiudere premendo, non premete forte altrimenti si deforma, e vediamo che abbiamo creato una pallina. Lo schiaccino è nascosto da una pallina. Qui rimane del filo, potete anche non tagliarlo se non è eccessivamente lungo, anche se passa poi all'interno di altre perline che andiamo ad inserire non è un problema. Vi consiglio di non tagliare mai sempre molto a filo il cavetto d'acciaio con la fine dello schiaccino, ma di lasciarlo una parte insomma di filo. A questo punto cominciamo ad inserire le nostre perline e qui scegliete tranquillamente in base al vostro gusto, potete alternarle tra alcune più trasparenti, alcune più opache, di varie grandezze, un mix, e non c'è nessun ordine, nessun schema se non il vostro gusto. L'unica cosa è che io ogni tanto, ogni 3 cm circa, ho inserito queste perline di vetro della Repubblica, vetro di Boemia, e che si chiamano pippe, sono proprio delle goccioline proprio per dare un po' di movimento. Una volta inserite tutte le perline, tutta la nostra sequenza, andiamo a realizzare la chiusura all'altra estremità del bracciale. Allora, inseriamo uno schiaccino. Inseriamo una perlina come abbiamo fatto prima. Ora dobbiamo far passare il filo all'interno della chiusura a baionetta. Qui fate attenzione perché se avete separato la chiusura dovete fare attenzione naturalmente di agganciare il filo alla solina corrispondente, quella diciamo parallela, altrimenti vi verranno incrociati i due fili se ad esempio lo agganciate alla solina inferiore, ma poi dovete rigirare la chiusura. Vedete, diciamo, da questo lato il cappellino della chiusura è nella parte superiore, qui deve essere nella parte inferiore, altrimenti poi non vi si chiude bene se ad esempio andate a chiuderla in questo modo, vi farà difetto. Allora, quindi passiamo all'interno dell'anellino, ripassiamo all'interno della perlina, ripassiamo all'interno dello schiaccino e anche diciamo in un po' di quelle dopo, tiriamo il filo. Qui l'unica accortezza è che dovete fare attenzione a tirare bene il filo, che non si creino vuoti all'interno, che quindi poi le perline si muovono perché c'è spazio. Dovete insomma tirare tutto per bene senza neanche tanto esagerare che il filo insomma rimanga tanto in tensione. Ok, qua ci siamo, vedete spazi vuoti non ce ne sono, il cappio va abbastanza bene. Prendiamo le pinze piatte e come prima schiacciamo. Un'altra cosa importantissima, un altro consiglio che vi do è che quando schiacciate fate sempre la prova se avete bloccato lo schiaccino bene, tirate, se non si muove niente va bene. Tagliamo il filo sempre con la tronchese che si trova nella parte interna della pinza piatta e andiamo a mettere un altro caprischiaccino. Allora, questo è il nostro secondo filo, abbiamo inserito altre perline, vedete qua ho scelto anche delle perline più grandi, insomma questo dovete creare voi.
la vostra sequenza. Allora, una volta inserito tutto, andiamo a inserire lo schiaccino, un'altra perlina piccola che abbiamo cavato dal mix, e passiamo nella seconda solina della chiusura a baionetta. E torniamo indietro con il filo. Schiacciamo. Facciamo scorrere, facciamo sempre la prova, va tutto bene. Facciamo scorrere. Allora, prendiamo il coprischiaccino. Ecco qui la nostra pallina. Dopodiché aggiustiamo le perline, ecco qui, e andiamo a chiudere come abbiamo fatto prima l'altra estremità. Ritornando poi al discorso della chiusura a baionetta, che quindi deve essere a parti, diciamo, inverse l'una dall'altra, questa è un'accortezza solo per questa tipologia di chiusura, perché è particolare. Per altre, come chiusure T-bar, chiusura a moschettone, a gancio, andate tranquille che non c'è, insomma, non è necessario ricordarsi di questa cosa. Allora, qui andiamo a inserire lo schiaccino. Però, siccome quest'ultima perlina che ho messo al foro davvero grande, possiamo utilizzare un escamotage, possiamo andare a mettere una perlina con il foro più piccolino, così si bloccherà anche, per esempio, una di queste, goccioline, va benissimo. Oppure potete sostituirla, insomma, come preferite. Mettiamo lo schiaccino, la perlina, ripassiamo all'interno della solina e ritorniamo indietro. Facciamo sempre attenzione quando chiudiamo alla tensione del filo. E schiacciamo, scusate. Tagliamo il filo in eccesso e andiamo a mettere il nostro ultimo coprischiaccino. Vedete, è importante che i fili abbiano la stessa lunghezza, se no vi fanno difetto, e in questo modo si chiude. Così capite meglio l'importanza di mettere le due estremità della chiusura inverse. Questo è il sistema di chiusura di questa tipologia di chiusura a due fili, che si chiama baionetta. Ed ecco qui il nostro bracciale a due fili. Lo agganciamo in questo